Eccoci ragazzi, questo è il secondo giorno di attività, quindi adesso dobbiamo prendere i quadri e consegnarli per farci dare i soldi, diciamo. Cree, vai direttamente a rispondere al cellulare e ti passo i quadri. Good day, non dire ragazzi, abbiamo rubato, vabbè. Dettagli. Siamo dei grandi rapinatori in questo gioco. Anche se sono un po' a livello basso. Ok. Adesso ragazzi, dovremmo scambiare i quadri con dei soldi. Quindi adesso mettiamo i quadri qui sopra e aspettiamo la chiamata. Ok, perfetto. Ok, perfetto, abbiamo messo tutti i quadri, dobbiamo chiudere la porta. Perfetto, dai. Rispondi. Ok, che grande. Vi faccio vedere cosa dovete fare per non farvi scoprire dalla polizia in questo, in questa seconda missione, in questo secondo giorno, che è veramente importante, ragazzi, perché altrimenti verranno delle forze di polizia che vi devasteranno. Aspettiamo qui, aspettiamo che ci aprano, così passiamo i quadri all'elicottero. E poi faremo una cosa rapidissima, dovete essere velocissimi, ragazzi, e avere almeno tre fascette, ricordatevelo. Allora, sta arrivando l'elicottero, ragazzi. 7 borsoni dobbiamo ottenere da questi quadri, ragazzi. Prepariamoci. Dai. Elicottero, e muoviti, dai. Molto semplice, questa missione è molto più semplice della prima. Passiamo i quadri all'elicottero. Bello. Bello, oggi ho voglia di... so lanciare oggi, ragazzi, sono il migliore. Olè. Adesso ragazzi, preparatevi. Lancia l'ultimo quadro, Cree. Ok, li hanno presi tutti, Cree. Vieni con me. Prepariamoci. Vai, Cree, lancia. Lascialo lì. Vieni, Cree, pronto? Ragazzi, prepariamoci. Dobbiamo fare molto velocemente, guardate. Dobbiamo correre subito qui, entrare qui dentro, correre dalla parte opposta e bloccare subito i civili che hanno visto l'elicottero arrivare. Bloccateli subito. Giù! Blocca. Bloccateli con le fascette, ragazzi, perché questi qua sono quelli che avvertono la polizia. Adesso abbiamo bloccato tutti i civili, quindi non dovrebbe arrivare la polizia. Dovremmo essere molto più tranquilli. Ho sbagliato, Cree. Dobbiamo passare dall'altra parte, vieni. Bloccato, Cree? Ok, perfetto. Adesso andiamo a prendere i sacchi, ragazzi. Se avete problemi, nel caso dovesse farvi scoprire dalla polizia, vi conviene aprire qua e scendere giù dalle fogne. Ok, adesso prendiamo i sacchi. Cree, tu vai già dalla parte opposta, te li lancio io più avanti, vai. Te li lancio lì, Cree. Tu lanciali più avanti ancora. Che palle, ragazzi, questa cosa dei sacchi veramente prende troppo al cazzo. Ci credete? Cioè, troppo lento, veramente. Prende troppo alle palle lanciare questi sacchi. Cazzo, ma non c'hanno... Non hanno un pochettino di fisico, prenderne due o tre... No, uno. Ragazzi, sono troppo... Cioè, sono rapidici. Me l'hai preso al volo, Cree, bravo. Ormai imparato. Te li lancio più avanti, Cree, tu vai. Lanciali ancora più avanti tu. Qui facciamo più veloci. E cosa ci vuole? Non vi immaginate per l'ultima missione, ragazzi, tutto l'oro che dobbiamo portare. Questa qua invece dura 4 minuti, dai. È una minchiata. Ti è Cree, vai. Prendo io l'ultimo, prendo io, vai tranquillo. Tu comincia a lanciare più avanti. Ah, vai, prendi tu. Ok, io vado a lanciare più avanti ancora i sacchi. Vamos, dai ragazzi, ormai è quasi finita anche la seconda parte. Qua ci abbiamo messo molto di meno, 5 minuti. Neanche, 4 minuti e 43. Ogni sacco vale 90 milioni. Vedete come si fanno gli affari, ragazzi? Così, in velocità. Si ruba, ormai. Secondo voi, ragazzi?
Fosse tutto così semplice come fanno vedere qui, piccolina la cazzata. Nessuno si accorge di niente, che un elicottero vola a una quota così bassa, vabbè. Tutto a regolare. Mi ho finito con i polsoni, perfetto. Ciao Dallas, ciao Wolf, ci vediamo dopo domani. Noi andiamo a finire il colpo. Ragazzi, anche il secondo giorno è andato, partiamo con il terzo. Eccoci con il finale di Cornice Incastro, ragazzi. Questa è la missione più difficile, diciamo. Difficile per modo di dire. Se siete bravi a muovervi, state tranquilli che ce la farete tranquillamente. Allora, come potete vedere, non dovete mai dovete stare dentro queste finestre, perché qui sotto ci sono le guardie. Allora, Cristian, che ci potrebbe essere una telecamera qui sopra di te. Ma anche qui, attento. C'è una telecamera, c'è una telecamera qui, c'è una telecamera! Dietro di te, dietro di te, dietro di te, la vedi? Qui sopra, la vedi? Ma no, puoi vederti, qua dove sono io. Mi vedi? Guardami. Buono, così. Chris è buggato, grande. Buono così, ragazzi. Chris è buggato, infatti non lo sento più. Proviamo a invitarlo nel gruppo nuovamente, perché... Ah, vabbè, uscito tutto. Ok. Perfetto. Allora, c'ho più di 50.000 richieste qui. Invitiamolo nel gruppo nuovamente. Vediamo se entra subito, ragazzi. Così... Riusciamo a ripartire con la missione. Ce la farà entrare il nostro Cree? O non ce la farà? Lo scopriremo tra pochissimo. Allora, ragazzi, dopo un piccolo problema tecnico, ecco di nuovo Cree. Ha avuto proprio un problemino tecnico, un crash dell'Xbox. Ragazzi, partiamo subito. Allora, andiamo avanti. Stiamo andando avanti con la missione. Qui abbiamo aperto una porta. Ci dovrebbe essere una guardia. C'è una guardia che è salita. Scrivi, la vado a bloccare. Che dici? Bello. Sì, vai, vai. Aspetta un attimo che controllo qui giù. Eccolo. La sto abbassando. Ok, abbassata, perfetto. Ok, controllami dalle telecamere se trovi qualche guardia. Così mi dici quante sono più o meno e lo vediamo subito. Questa missione diciamo che ragazzi è un pochettino più difficile, nel senso che dobbiamo farci più giri per trovare tutti i possibili problemi di questa casa. Oxton che mi seguirà adesso perché sarà un fantasma, peggio di un ghost. Ok, dobbiamo rubare inizialmente 5 oggetti, ragazzi. Eccoli, vedete segnalati questi oggetti arancioni. Guardie segnalate. Telecamere non ne vedo. C'è una guardia lì. Oxon che continua a seguirmi. Guardia qui coricata. Incomincio dal piano giù. Cri, che dici? Sì, vai, vai. Controllo un attimo se trovo qualche Qui non c'è guardia. Ho nessuno. trovato una tessera, già una scheda magnetica. Buono, Cercando un hard disk, se trovo un hard buono. disk Oh, sì, serve a hanno una me. guardia. Ah, no, è ok. E c'è Oxton che cammina con me, non ho ancora capito perché c'è questo bug ogni volta. Oxton si sbaglia il passo. Sta arrivando una guardia, vedo. Due guardie. Una sola me ne serve, se non mi creano problemi. Ok, una la vedo arrivare. Se vengono qui sono nella merda, Cree. Ah, no, l'altra è andata Ok, nella stanza. perfetto, l'ho vista. Adesso la blocco, blocco anche l'altra. Aspetta che vado a bloccare l'altra. Cazzo, non posso bloccarla che c'è un'altra guardia. Ok, invece la vado a bloccare. Segnalami l'altra veloce. Non posso Ok, vederla da qui, la quindi. vedo io, tranquillo. Lay the weapon down! Mica ho dovuto ucciderla, cazzo. Non si bloccava. Rispondo a cerca persone. Porca puttana, oh. Ste cazzo di guardie di merda. Ok, abbiamo bloccato questa guardia. Ok, perfetto. Adesso ho solo un'altra possibilità di aprire col cerca persone. Cioè, di rispondere col cerca persone con i server. Fate con la telecamera se trovo qualcuno. La telecamera non vedo nessuno. Beh, neanche io. C'è solo, mi sa che c'è solo un'altra guardia e abbiamo finito. Bloccate sempre tutte le guardie e poi bloccate il resto. Qua ci dovrebbe essere una telecamera. Dobbiamo
Però non la sparo ancora, ragazzi, perché ci potrebbe essere gente e mi potrebbero sentire. Lo facciamo dopo. Ci manca ancora una guardia, ragazzi. Dobbiamo trovarla. Oh, allora, sotto il televisore e sul mobiletto ci stanno due Ok, vabbè, segnalamela, così le prendo. cose. Non le segnala. Vaffanculo, allora non lo so. Aspetta un attimo, devo bloccare una guardia. Telecamere di merda, controllate sempre che non ci siano. Ecco la telecamera del cazzo. Strano. C'è una guardia su. Non l'avevo vista, lo sai. Risegnalami Neanche io. con la guardia, risegnalamela. Non me la fa segnalare, me l'ha segnalata in mezzo al muro. Bello. Il gioco è. Minchia, non hai capito che ce l'avevo dietro! Ce l'avevo dietro! E sono riuscito a abbassarla! Che culo di merda! Che gioco buggato, diciamola meglio. Aspetta, forse ce n'è un'altra, fammi controllare. Dammi 2 secondi, fammi controllare. Se ce ne sono altre, sono problemi, capito? A quello. Non vedo nessuno. Dobbiamo anche rompere le telecamere. Fammi anche rompere le telecamere. Aspetta, apro la porta, spedita. Ho sparato una telecamera e non mi hanno detto niente. Quindi fammi controllare ancora. Fatti un giro anche tu di perlustrazione, nel senso che. Oh cazzo, ho visto una telecamera ora. Aspetta che la vado a rompere. Telecamere di merda, nascoste in ogni cazzo di angolo infido di questa casa. Poteva essere una casa normalissima come tutti i cristiani. Oh, telecamera di merda. Aspetta che controllo anche qui. Quindi devo rompere tutte le telecamere, se no ci inculano, capito? Oh, c'è qualcuno che mi sta vedendo, qui. Qui, qualcuno sopra, qui, qualcuno sopra. Ok, l'ho abbassata, sono riuscito a abbassarla. Cagate. Avevo ragione che c'era un'altra guardia del cazzo, porca puttana. Ah, sai, controlla che ci siano telecamere, Chris, stai attento. Non ho controllato bene ancora, non ho controllato ancora bene tutto. Controlla le ultime telecamere, ragazzi, forse abbiamo finito di sbloccare tutta la casa. Ok, ho trovato il tablet. Allora, abbiamo fatto così tutto, ragazzi, mi sa. Rompo una telecamera che è l'unica che forse ci creerà problemi, altrimenti. No, aspetta, la blocco da, la rompo da dentro però, che non voglio problemi. Ovviamente si è buggato il punto interrogativo, come non detto. Controllate sempre che ci siano telecamere. Ah, sai, guarda, spacco io la telecamera, stai fermo. Stai fermo però. Ah, ok, mi sono cagato, pensavo mi avesse visto qualcuno. Ok, a posto. Adesso ci mancherà una scheda magnetica, altrimenti apro tutto con le seghe. Che dici? Apro tutto con le seghe? Non c'è voglia. Che palle sto punto Boh, interrogativo, mi dà aspetta, troppo trovo tutto. fastidio. Dimmi tu, dimmi tu. Se no C'è posso. una Se, guardia. posso ci, ci manca una tessera magnetica per aprire la cosa. Mancano. 1600 pen. Maybe we go there for our next big score. Qui non c'è niente, qui non c'è Look at that view. niente. Non troviamo quel cazzo di oggetti, ogni volta ragazzi è un'agonia trovare quel cazzo di 5 oggetti, di 5 oggetti che lasciano in casa. Cerca gli hard Okay, disk, non be so dove careful. siano. It'll be worth sneaking all the way through, boys. No alarms and this framing will be perfect. Public office. Wow. We are in the wrong line of work, gentlemen. Potete trovare anche la cassaforte per dirvi, è un casino. Ok, c'è Zemo. That's Ok, one of trovato the oggetti, external hard drives. perfetto. Keep it up, people. Two more. Keep on searching. Non c'è niente qui sopra. Hard disk, hard disk, hard disk. Niente, nessun tipo di hard disk. L'hard disk l'ho trovato io. Trova, ne manca un ultimo, dai. Prova a trovare il laptop, quello che è. Trova Il tutto. laptop l'ho anche trovato. Vai, Manca il prendilo, prendilo. telefono. Manca il L'ho telefono, abbiamo preso. finito. Il Dai, 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 dai. telefono e la chiavetta USB. Dai, la troviamo, tranquillo. Ecco, questa è la cosa più difficile, giustamente. Rivista. Non è che mi date un cazzo di laptop, no. Rivista, va a cagare.
Trovato un hard disk. E ha trovato anche il cellulare, vai, a posto, a posto. Andiamo a bypassare, va. Vado su A. Ah, vai su, su, vai su a montare, vai su a montare i pezzi. Anzi, aspetta che li facciamo vedere insieme. Andiamo su insieme, vai. Ci sei, Cree, vieni. Adesso, ragazzi, qui dobbiamo montare il computer con tutti gli hard disk, eccetera. Vedete? Via, Cree, monta con me. Ah, tablet, bello il tablet, vero? iPad. Vai, monta il computer. Ok, perfetto. Adesso, ragazzi, ci devono lanciare, mi sa, i... Ah, no. Sì, devo trovare la cassaforte. Troviamo la cassaforte, ragazzi. Dovete trovarla in una specie di scaffali. Adesso ve la faccio vedere. Sicuramente la troveremo in questo piano, guardate. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Vediamo un attimo. Qui forse, vediamo. Non c'è niente. So già dove si trova allora. L'ultimo posto dove potrebbe trovarsi è qui, guarda. Qui, ragazzi, guarda. Incomincia a bypassare, vai. Eccola qui, ragazzi, la cassaforte. C'è una telecamera interna, ragazzi, qui dobbiamo piazzare la cocaina. Adesso dobbiamo trovare il cavo. Ok, abbiamo trovato il cavo. Vedete, guardate. Trovato il cavo. Oxon che ci guarda male. Cazzo è da guardare. Ah, che palle. L'ho trovato il cavo, muoviti. Credo, ma non mi dà niente, non mi dice niente. L'ha lasciata la... Ok, l'ha trovata, ok. Vai a prendere la cocaina, vai. Adesso dobbiamo piazzare la cocaina per incastrare il presidente o il senatore o quello che cazzo è. Dobbiamo salire su. In velocità, ci lasceranno molti borsoni. Bello il rumore. Ok. Quindi facciamo così, incominciamo a lanciarli bene in quel punto. Quindi lancio io nella vetra, poi li lancio io da qui, lancio io, vai tranquillo. Lancio io dove li ho lanciati io e tu li lanci dentro il vetro. E poi li trasportiamo. Vai. Che cazzo di rumore fa il computer? Ok. Sempre quel cazzo di punto interrogativo. Ragazzi, diciamo che fa più affari il presidente o il senatore, quello che è, con la cocaina piuttosto che con loro, se ci pensate. Guardate quanti minchia di sacchi stiamo lanciando di cocaina. Vabbè, dettagli, ragazzi, dettagli. Cioè, ma non ce la fai neanche a centrare il vetro, cazzo. Me ne sono accorto. Dai, andiamo giù e incominciamo a trasportare tutto, va. Prendo io quel sacco, ci penso io. Vieni tu? Vieni tu. These arms deal sure are a nice addition to his senator pay. Credete, li butto qui i sacchi. Ah no, minchia, vero, dobbiamo andare ancora più in fondo. Qui, credi, devi lanciarli ancora più avanti. Vai in quella porta, verso quella porta. Te li prendo e te li lancio io, vai. Oxon che continua a seguirci. E ci guarda male. Qua ci vogliono almeno 30 minuti, ragazzi, di missione. È un pochettino lunghetta. Ok, dai, in velocità. Avete capito? Comunque dovete prima bloccare tutte le guardie e poi rompere tutte le telecamere. E poi infine, ragazzi, state molto attenti anche al sensore di movimento che c'è nello scaffale, perché lì potrebbero cassarvi. Capito? State molto attenti, perché se vi mettete in mezzo allo scaffale mentre si sta muovendo, scatta l'allarme. L'altra volta è successa la stessa cosa, quindi state molto attenti. È una minchiata alla fine della missione, se riuscite a bloccare bene tutto come ho fatto io. Che palle sti cazzo di sacchi. Perché ne lanciano? Perché ce ne vogliono così tanti? Bastano due borsoni di coca per incastrarlo. Vabbè.
E anche stanco. Vedete, ragazzi, questo è perché non si allena, questo è perché non va in palestra. Ok, preso tutto, Cree. Vai che li buttiamo giù, te ne lancio uno giù. Ti è Cree. The 7! The 8! The 8! Ok, Cree. Adesso dobbiamo aprire la cassaforte. Ok, vai a bypassare. Adesso ragazzi si dovrebbe. Guardate. Dobbiamo aprire la porta del cavo. Adesso dobbiamo aprire la porta del cavo. Deve andare nel computer dello stanzi nel, nella stanza del, dove c'è il computer per bypassare la cassaforte. Prima l'aprirà e dentro ci dovremmo trovare dell'oro. L'oro ovviamente non è esportato solo dalla cassaforte, ma anche da dei laser. Guardate ragazzi. Adesso vi faccio vedere. Vedete il laser? Bypassa qui, bypassa pure. Bypassa. Ok. Rompiamo la telecamera, tanto perché ho voglia di rompere la telecamera. Ops, tanto mi guarda nel frattempo. Vai, bypassa di nuovo, Cree. Dovete stare molto attenti sti laser, perché se scatta veramente siete inculati alla grande. Quindi cercate di farla al meglio. Ok. Un bel po' di sacchi di oro, giusto per essere poveri. Vai, Cree. Bypassa ancora. Questa è una bella missioncina che vi fa fare un bel po' di dinai. Un bel po' di cash, big money, ragazzi. Cree, puoi venire a darmi una mano con l'oro se vuoi, vieni. Vieni a darmi una mano con loro, Cree, ho già tirato tutto fuori. Minchia, ragazzi, borsoni di oro, ma ve lo immaginate? Cazzo. Adesso, ragazzi, portiamo tutto loro su. Cerchiamo di portarlo tutto su prima che scatti l'allarme, perché potrebbe succedere qualche cazzata, speriamo di no. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Il colpo è quasi finito. Mo' suona l'allarme. Nel frattempo il computer sta sfarfallando. Ti è Cree, prendi questo. Che palle. E siamo qui, abbiamo. Bello. E quanto semo, ragazzi, quanto semo! Abbiamo finito! E finisce la missione! Ragazzi, che missione, ragazzi. Che missione, tutta in stealth. Spero che vi sia piaciuta. Spero che vi sia piaciuta la mia compagnia e la compagnia di Cree99. Ragazzi, se volete altri video su Payday, magari qualche altro tipo di missione, come farla in stealth, ditemelo pure. Cercherò di esservi il più possibile d'aiuto, magari con le tecniche, dove attaccare, dove iniziare. E ovviamente farvi aiutare da un compagno un pochettino serio, soprattutto che abbia vari poteri, come questa cosa della dominazione della guardia. Come potete vedere, mi sono fatto 16 milioni nel account estero, 853 mila in contanti, che è veramente un'ottima cifra. Ci vuole 30 anni per salire di livello, ragazzi, lasciate perdere, perché purtroppo sono a livello 63. Ovviamente vi lascio in descrizione il canale del mio collega, che anche lui fa video su YouTube, principalmente su Minecraft. Poi non so se si vorrà spostare anche su altri tipi di giochi, mi auguro di sì. Quindi da Cure93 e Cree99 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Un salutone da me e da Cree, quindi bella raga! Ciao.